La mozione sull'abbattimento delle barriere architettoniche da parte del consigliere di minoranza Gianluca Prisco è stata discussa nella seduta consiliare del novembre scorso, dopo un lungo dibattito con frecciate ironiche tra maggioranza e minoranza per lo scarico di responsabilità per interventi procrastinati da decenni. La mozione venne accolta con due emendamenti proposti dall'assessore Davoli. Un'indicazione che ho che forse è arrivata, ho fatto alcune considerazioni in base a questa mozione. La considerazione è un po' generale, che è quella un po' che riguarda il fatto, non parlo di percorsi amministrativi o legislativi perché sono ben citati, ma il fatto che le ultime amministrazioni abbiano forse un po' dimenticato questo percorso. Questo ci dispiace molto. Ma ci dispiace anche molto però che venga rifacciata a noi adesso questo aspetto, quando magari la legge dell'86 nel corso degli anni sia stata variamente modificata o aggiornata. Ma un altro aspetto che un po' ci ha turbato è il fatto che in realtà negli atti di questa amministrazione, già dal 1995, esisteva già un monitoraggio che era stato affidato all'architetto Lombardi per la ricerca delle barriere architettoniche. Era un anno in cui l'anno precedente era già uscita una seconda legge che amplificava il discorso sulle barriere architettoniche. Questo monitoraggio, che capisco forse che è rimasto un po' dimenticato, ma non dimenticato per tanto tempo, devo dire, perché questo monitoraggio ha poi avuto un seguito con un piano di attuazione e devo dire, le amministrazioni del 95 si sono succedute fino a un certo punto, hanno avuto sempre davanti agli occhi questo aspetto. Voglio ricordare che alcuni interventi sono stati fatti dalle amministrazioni dopo il 95 con un occhio attento a questo piano che era stato redatto, è stato fatto quello che si poteva, tipo l'elevatore qui del comune, è stato fatto il marciapiede che porta verso Lombardi Cimitero, che poi è fatto il marciapiede di via Veneto e a memoria degli amministratori che ci hanno preceduto, questo era sempre stato un loro punto di riferimento. A un certo punto è stato dimenticato. Però vorrei anche rivendicare, come ho scritto, il fatto che questa amministrazione in questa attuale, in alcuni atti che sta prendendo, che presto si vedranno, li vedrete, verranno anche presentati, come la nuova rivalutazione di Piazza Matteotti che stiamo riguardando, sta attuando, grazie anche alla sollecitazione di un consigliere di maggioranza che ha vissuto anche in prima persona gli aspetti della difficoltà della mobilità per i portatori di handicap nel nostro comune, stiamo riguardando tutto questo aspetto. Piazza Matteotti, per esempio, non avrà più gradino, non avrà più i ciocchi che abbiamo messo nel piano preliminare, perché non solo i ciocchi sono un ostacolo ma alla mobilità dei portatori di handicap, ma sono un ostacolo anche alla mobilità delle persone anziane. Abbiamo le risorse, presto le impiegheremo anche per un recupero del piano questo edificio comunale per la creazione all'interno di un bagno per handicappati. Nel nostro gruppo che sta avendo la nascita, ad esempio si parla che nel tema di sicurezza urbana, monitoraggio e censimento delle barriere architettoniche sarà proseguito attuando tutti i percorsi amministrativi che ci permettono in spazi pubblici, esistenti e futuri e in ambiti privati di rendere i luoghi di pari opportunità. È sotto gli occhi di tutti le difficoltà di molti cittadini che vivono, io ne ho presente uno in particolare, che vive al quinto piano di un edificio privato e non può neanche scendere per fare spesa perché non hanno già l'ascensore, e così come c'è la difficoltà di molti anziani per fare certi luoghi del nostro capoluogo. Ed è per questo che dico, nella certezza di aver già ormai indirizzato questo programma questa direzione, che io vi chiedo di prendere in considerazione due emendamenti a questa mozione. Il primo emendamento riguarda il primo punto.
della mozione in cui si chiedeva di avviare un censimento. E l'emendamento che voglio mettervi in considerazione è di prendere atto dell'approvazione da parte della giunta comunale, una deliberazione 101 del 1995, del piano di circolazione urbana per la realizzazione di percorsi urbani protetti a servizio di portatori di handicap, in relazione alla legge a cui si faceva riferimento, che era quella dell'86, e a cui aveva fatto seguito nel 92 la successiva, che estendeva anche agli spazi urbani questo tipo di attenzione. Nello stesso punto io vi chiedo di prendere in considerazione il fatto che ci si impegna ad avviare le verifiche necessarie alla valutazione di eventuale integrazione a questo piano. Sono passati più di 20 anni da questo piano, quindi questo è necessario. Devo dire che è un'azione che noi abbiamo intenzione di perseguire. Il secondo punto in cui si chiede di avviare con il vicinato delle associazioni competenti, e vi chiedo di trasformarlo in questo modo. Il secondo punto di questo dispositivo in mozione sarà da rinviare nel momento in cui si avranno gli esiti di queste risultanze, di questi nuovi monitoraggi. Esistono adesso associazioni di architetti che stanno lavorando, alcuni li abbiamo incontrati, che sono ben disposti a coadiuvare il nostro ufficio tecnico, che sarà il primo a lavorarci per questo tipo di ricerca. È per questo che io pongo questi due emendamenti alla vostra attenzione. Dicevo, non si parla di disabilità, quindi si parla di diritti sociali e di opportunità. Quindi il piano, si diceva nella risposta nel 95, naturalmente era integrato, aggiornato, 5 anni, quindi sì, quindi il punto è proprio quello, cioè andare ad aggiornare questo censimento che è stato fatto, perché la mozione alle volte è proprio quello, di fare una mappatura di tutte le varie architettoniche presenti nel territorio comunale, e poi qualcosa fatto in PEVA, perché appunto prevede che si passano di tavoli insieme alle associazioni competenti per cercare di fare anche dei preventivi, richiedere dei preventivi per risolvere queste situazioni. Noi non ci siamo svegliati solamente ora. Mi dispiace ogni tanto leggere questi richiami da professori, da aula, da università o robe di questo genere. Non ci siamo svegliati solo ora. Credo che l'intento della mozione proposta dal collega non fosse quello di attribuire responsabilità a questa attuale giunta, ma semplicemente quello di sottoporre un problema e trovare magari una concertazione, una condivisione rispetto a un tema che negli ultimi anni è un tema molto sentito, è un tema che è sempre stato a cuore a tutti e non solamente a partire da maggio del 2019. Il secondo punto che ci tenevo a puntualizzare era che sì, il concorso di idee, che non era uno studio preliminare, non era un progetto preliminare, aveva prospettato un'ipotesi di intervento, ma eravamo appunto a livello di un concorso di idee, quindi un concorso che necessitava di essere completamente sviluppato prima appunto delle elezioni di maggio con l'architetto che era risultato vincitore di questo concorso di idee, ci si era trovati più di una volta per cercare di individuare eventuali possibili alternative e soluzioni a questa prima idea che era uscita dal concorso di idee, bellissima, apprezzabilissima, ma sicuramente da vedere insieme, da valutare, quindi sulla base delle esigenze dell'amministrazione, sulla base del paese, sulla base delle esigenze. La stessa ironia che mi si accusa di fare la trovo anche nel consigliere Venturini quando mi dice che sono un professore, ma io sono un semplice fotografo, per cui è contraccambiato. La mia ironia nasce anche dal fatto che ultimamente ci stiamo trovando, devo dire a questo, a giudicare, ad affrontare delle cose del passato su cui molto spesso l'amministrazione precedente
ne ero già a conoscenza, cioè io dico, sono state fatte delle interrogazioni per gli asfalti, ne ricordo due adesso, per gli asfalti della salita quando si sapeva che non c'erano i fondi perché l'amministrazione precedente l'era spostata e si chiedevano il perché, oppure si era stato chiesto il comunichiamo quando bastava guardare gli atti della funzione e si capiva che non serviva. Questa ironia mi perdono, ma è un'ironia che nasce anche spontanea. Un altro aspetto, dico, quando cito Piazza Matteotti, io ho incontrato lo stesso progettista che ha vinto il concorso evidente. Io ho parlato di progetto preliminare, quando ho parlato del progetto che era stato portato alla nostra visione, ma il progetto che l'architetto Turchi mi ha portato la prima volta che l'abbiamo osservato era per lui un aspetto, il progetto già definitivo, e solo per questo mi sono posto nelle condizioni di dire che abbiamo riveduto in relazione anche alle difficoltà che certe barriere imponevano a non solo ai portatori di handicap, ma alla cittadinanza, all'area mercatale, che sarebbe stata un po' pregiudicata con certe soluzioni, e abbiamo lavorato nell'ottica di attuare un percorso che possa essere condiviso in tutti i settori, da quello commerciale a quello sociale, in questo spazio urbano che riteniamo centrale per il nostro centro storico. Allora, emendamenti, punto 1. Il punto primo del dispositivo proposto in mozione è da sostituirsi con i seguenti. A. Di prendere atto dell'approvazione da parte della Giunta Comunale, deliberazione numero 101 del 6/4/1995, del piano di circolazione urbana per la realizzazione di percorsi urbani protetti e servizi di portatori di handicap in adeguamento alle prescrizioni della legge regionale numero 38 del 2/11/1989. B. Di avviare, è 86, signor 186, di avviare le verifiche necessarie alla valutazione delle eventuali integrazioni al piano di cui al precedente punto A. Per favore. Passiamo alla lettura del punto 2. Il punto secondo del dispositivo proposto in mozione è da rinviarsi all'esito delle risultanze delle verifiche di cui al precedente punto B. Votiamo. Favorevole. Conseguentemente anche favorevole.